Salve a tutti, facciamo un riepilogo del primo capitolo, dopo la lezione numero 8. Nei due esercizi che seguono inventeremo un accompagnamento usando il primo e il quinto grado con l'accordo di settima di dominante. Da notare che se la settima è presente in battere nella battuta, allora non va messa nell'accompagnamento, perché la settima non va mai raddoppiata. Questo era l'esercizio numero 23. Ora faremo l'esercizio numero 24 in sol maggiore, tempo 6 ottavi. Da notare che in questo esercizio, alla terza misura, c'è la settima di dominante, quindi l'accordo non avrà la settima, perché la settima non va raddoppiata. Questo è sbagliato, così è giusto. Andiamo avanti con l'esercizio numero 25. Nei due esercizi che seguono completeremo la melodia. Fa maggiore. Esercizio numero 26 in Do maggiore. Numero 27 ha delle parti mancanti sia nella parte della mano destra che nella parte della mano sinistra. Queste andranno riempite. Siamo arrivati alla fine del primo degli 8 capitoli del manuale. Grazie per avermi seguito e ci sentiremo alla prossima lezione.